torna l'incubo furti anche in questa estate 2016 nel territorio di Arezzo e provincia. L'ultima frazione ad essere stata visitata dai ladri è stata quella di Spoiano nel comune di Civitella in Valdichiana. A comunicarlo su Facebook è proprio il giostratore di Porta del Foro, Davide Parsi, a cui è stata rubata l'auto. E hanno portato via la macchina e all'interno c'era la sella della mia fidanzata e la mia sella da giostra che usavo per correre la prova generale, per allenarmi, e più un'altra sella che usavo inglese, che usavo per montare normalmente. E però la sella della mia ragazza è stata abbandonata in giardino, che in pratica non ce l'avevo nella paliera, ce l'avevo sopra i sedili posteriori, e quindi mi è venuto da pensare che la mia macchina sia stata usata per caricare insomma la refurtiva e portarla via, perché cioè, tra l'altro era anche la sella più costosa e l'hanno abbandonata lì nel giardino, e quindi mi ha dato da pensare che probabilmente la refurtiva non entrava in macchina, oppure i ladri non entravano in macchina e hanno abbandonato la sella nel posto. Sinceramente non so neanche da dove possano provenire, cioè fonti diciamo non certe dicono che non sono di Arezzo, che vengono da fuori Arezzo e decidono di venire qua, fare quello che devono fare e poi tornano con la refurtiva da dove insomma vengono, ma non cioè, per quello che so non sono di Arezzo. Nel mirino dei ladri purtroppo anche tanti esercizi pubblici, e c'è chi persino pubblica online nel suo profilo Facebook le immagini delle telecamere di sorveglianza. Chissà se proprio grazie ai social network sono già tantissime le condivisioni e le visualizzazioni del video, le forze dell'ordine non riescano prima ad inchiodare i responsabili.